Oh, buongiorno esploratori, buon sabato, spero tutto bene. Allora, adesso vi chiamo subito la vostra insegnante d'italiano con cui faremo lezione. Un italiano che serve un po', visto un po' di cose che hanno, un po' di post, un po' di cose scritte, serve a tutti di passare un po' l'italiano, secondo me. Una cosa, abbiamo Facebook che ci ha fatto dono di queste stelle magiche. Che è un modo per diciamo, finanziare le nostre attività di crowdfunding, per cui se vi va basta mandare delle stelle mentre vedete questo video, se vi piace, più stelle riceviamo e un po' di soldi Facebook ce li dà, quindi datevi un po' da fare con queste stelle, spingetele. Allora, eccola qua, è collegata. Ciao Francesca, buongiorno. Ciao! Come stai? Bene, tu come stai? Insomma, andiamo avanti, settimana impegnativa la tua? Sì, Sì. però va bene. Va bene, dai. Allora, intanto tiriamo fuori lo schermo di Francesca, indispensabile per la nostra lezione. Ecco. Aspetta, però, aspetta che te lo metto subito sulla prima cosa. Cominciamo subito così, a bomba. Va Cannone, dai, vediamo che esce. bene. Allora, tu sarai il mio studente preferito, vero? Ormai. Dai, mi prego. Allora, per la tua gioia, cominciamo subito con un gioco. Ah, fantastico. Aspetta. Aspetta. Prima faccio un po' un riassunto. Allora, noi dall'inizio di questo mini corso abbiamo studiato le presentazioni, prenotare, mandare una mail per prenotare una camera, ordinare al bar. E oggi vediamo come comprare al mercato, anche perché se cammini poi devi mangiare, no? E cucinare. Assolutamente. Ok. Allora, mi devi dire, vedi, qui ci sono tutti i nomi di questa fantastica frutta e verdura, la dobbiamo abbinare all'immagine corrispondente. Tu mi dai le indicazioni e io allungherò queste cose così, vedi? Già mi piace. Bene. Direi, perché ma devo iniziare col peperone o posso andare un po' No, puoi iniziare con quello che vuoi. Bravissimo, a. Allora, iniziamo con Apple, che è la mela, no? fantastico. Allora, guarda, dovrebbe stare sotto, è quella cosa, sono uno accanto all'altro, una è rossa e una è verde, guarda là, eccole Bene. lì. Poi c'è il peperone, in inglese come si dice? Peperons, no? Pepper, il pepper sta in centro, in alto, verso destra, la mia destra. No, vai su, su, ancora verso, eccolo là. Però qui non c'è il pallino bianco. Bravo, questo è il peperone. Ne devi trovare un Allora, altro con i. Eccolo quello verde sopra la mela. sì. Eccolo là. Poi, potato. Bravissimo. Ah, eccola, la potenza sta dopo la mela verso destra. Potenza. Ok. Poi vediamo che c'è la cipolla, che è onion, no, Onion, onion. onion, e sta sopra la potatoes, Questa. quella, non è la cipolla. Vediamo, mettiamola qua intanto, poi vediamo. Ma qui è difficilissimo. No, non è. Mamma Non mia. è difficile. Ah no, sta tra la mela e il peperone, aspetta, l'ho vista. Eccola, bravo, Una bravissimo. sta. Sì. Poi che ci abbiamo? Il fungo. Mush qualcosa, il fungo mi pare. Mushroom, bravo. Boom. Vedi? Il fungo sta tutto a destra sul la Eccolo qua. calma. Poi, perché ci abbiamo poi? La zucchina sta accanto al potatoes. Eccola qua. Vai. Sei Poi bravissimo. c'è il tomato. Tomato sta accanto al fungo, dai. Allora, aspetta che non lo trovo. Eccolo, Pomodoro. eccolo. Pomodoro. Pomodoro. Che te l'ho detto in inglese, mi sono Certo, ho allungato. capito, ma hai confuso un attimo. Confuso. Poi c'è la melanzana, come si dice in inglese? Impariamo. Melanzana eggplant. Hamplant, ecco, sta sopra il Eggplant. Hamplant, sta sopra il tomato. Bravissimo, sopra il pomodoro.
sopra il pomodoro. Poi che ci sta? Il radicchio, una cosa difficilissima. Allora, il radicchio, che non so come si dica in inglese, sta tra la zucchina e il fungo. Bravissimo, radish è molto simile. Ah, radish. Poi c'è la carota, che sta proprio lì subito davanti a te, eccola là, brava. Ok, poi che ci abbiamo? Ci abbiamo la verza. Allora, dove sta la verza? Ah, la verza sta sopra tra la carota e il peperone. Questa? Quella non è la verza, sì. Esatto, sì. Poi il cavolfiore. Cabbage, forse in inglese. Come? Cabbage. Cabbage. Sì. Poi c'è il cavolfiore, come si dice il cavolfiore Cauliflower. in inglese? Cauliflower. Vabbè, allora, dai. Al primo che trovi, dai, su in alto a sinistra, su. Stai L'unico a fare, stai a fare, sta là, dai. Poi c'è il cavolino di Bruxelles, che trovo. Sì. quanto mi manca quello. Guarda come si è nascosto, sta accanto alla mela, là sotto in fondo. Eccolo qua, sì, piccolo piccolo. Ma chi ha fatto questo gioco? Un maledetto, cioè, non L'ho ci vuole. fatto io. L'hai fatto male, guarda dove l'hai infilato, cioè, non si vede. Poi c'è il broccolo, dove sta il broccolo? Occhio e croce sarà, dove sta il broccolo? Ah, Dai, dai. ecco, sta là accanto alla mela, eccolo lì sulla scala. Esatto, eccolo qui. Cioè, ma tu sei andata con la macchina fotografica a fare sta roba in e poi c'è l'aglio, dai, che è rimasto tra il pomodoro, la patata e la melanzana. Eccolo qua, aglio, garlic. Sono Vediamo se le risposte sono corrette. Sei pronto? pronto. Mazza, sono bravissimo, sono bravissimo. Fantastico! La mia autostima, questa cosa è fantastica. Fantastico, fantastico. Allora, prima di andare avanti, io volevo vedere un attimo i colori. Sì. Perché no, possono essere utili in mezzo alla natura. Allora, Assolutamente. il pomodoro è rosso, red, rosso. Il peperone è verde, Ok, grande. green. Però può essere anche giallo, Yellow! yellow, esatto. E può essere anche rosso, Red, abbiamo già detto. esatto. Le carote sono arancioni. Orange! Esatto, la melanzana e anche il radicchio Sono viola. viola, esatto. Viola come Ecco. fucsia, no? No, viola è... The violet. Ah, Violet, brava, c'ha quel Sì. nome strano. Violet. Ok, quindi rosso, red, verde, green, giallo, yellow, orange, arancione, violet, viola. Un po' di colori. C'è il blu. Ok. Poi c'è blu, che però qui non c'è, No, però c'è melanzana e blu. che è sempre blu, in inglese e in italiano. No. Poi c'è bianco, white, sì, black, nero, che qui non c'è, e va bene. La prima. Ok. Ok, a questo punto, allora. Io vorrei trovare una foto. Eccola qua. Dove l'hai scattata questa foto? No, questa foto l'ho presa dal web, Brava. Che che tanto ci dà. tanto ci dà, per tutti vogliamo bene a web, caro web. Caro web. Allora, dove siamo qui, Riccardo? Qui siamo al mercato. Esatto, siamo al mercato. Allora, la nostra scenetta quotidiana. Fantastico, non vedevo l'ora. Siamo al mercato. Ci sono due persone, cioè la cliente, Del fruttarolo. esatto, e il fruttivendolo, la persona che vende la frutta e la verdura. Ok. Allora, la cliente arriva. Perfetto. Buongiorno. Ripeti? Buongiorno. Sì, tutte insieme, non ci sono pause. Ripeti? Perfetto. Buongiorno. Il fruttivendolo risponde: Ciao. no, No, uguale. possibile, ma non è. Buongiorno.
La prossima volta la facciamo al contrario, tu dai le istruzioni a me e io dico la frase. Allora, Facciamo questa vendetta la prossima volta. buongiorno, e lui, buongiorno. Bravissimo, bravissimo. E aggiunge una frase per invitare a parlare. Che desidera? Bravo, possibile, però non è, questa è una domanda. Lui dice un... No. Fantastico, bravissimo. Ripeti? Mi dica. Perfetto, esattamente questo. Ripetilo. Buongiorno, mi dica. Buongiorno, Bravissimo. Ripetilo lentamente, parola per parola. Perfetto, mi dica. insieme. Buongiorno, mi dica. Ci sono pause in questa frase? Sì, dopo buongiorno. Vai, ripetilo con la giusta intonazione. Buongiorno, mi dica. Bravissimo. Dall'inizio. Buongiorno, buongiorno, dica. Perfetto. A questo punto la cliente chiede le verdure, quelle abbiamo visto nella foto, sono quelli rossi. I pomodori. Bravissimo. Ha dei pomodori? Bravo. Però non fa una domanda, non fa una domanda, semplicemente dice quello che desidera. Perfetto, Vorrei dei pomodori. esattamente così. Ripeti. Solo questo, tutto. Tu, solo questo, solo questo. Vorrei dei pomodori. Perfetto, tu hai usato dei, che significa un po' di. In realtà lei vuole una quantità precisa. Bravissimo. 1 chilo? Buongiorno, buongiorno. No, solo questa frase. Vorrei 1 chilo di pomodori. Bravissimo, ripeti. Vorrei 1 chilo di pomodori. Ripeti parola per parola. Vorrei 1 chilo di pomodori. Ci sono pause in questa frase? No. Esatto, non ci sono pause. Ripetila con la giusta intonazione. Vorrei 1 chilo di pomodori. Fantastico. Vorrei un chilo di pomodori. Vorrei 1 chilo di pomodori. Vorrei un chilo di pomodori. Vorrei 1 chilo di pomodori. Perfetto, non è finita perché la cliente intanto pensa e dice: E poi? ma che meraviglia, ma fantastico, Riccardo, oggi sei in una forma fantastica. Perché io mi faccio la spesa da solo, insomma. Quindi, e Bravissimo, esattamente questo, ripeti. poi? Questa frase? Vorrei un chilo di pomodori e poi? Fantastico, fantastico. Mentre dice questo, lei pensa, ok? Sì. Quindi è un po' lungo. Esattamente. Ripeti tutto. Vorrei 1 chilo di pomodori e poi. Perfetto. A questo punto, allora, non l'abbiamo visto nella foto, però c'è una cosa che lei chiede, che di solito si mette nel sugo anche dei pomodori. La cipolla, l'aglio, che ci metti? No, lo metti fresco sopra Il d'estate. patinco. Esatto, ripetilo. Vorrei 1 chilo di pomodori e poi del basilico. Perfetto. Che significa basilico? È il nome della pianta. In inglese basil. Così. Basilico. Ah, scusa. Esatto, Un ok. italiano, un inglese, facciamo tutto, insomma, è uno spettacolo. Visto. Allora, ripeti questa frase. Ah sì, vorrei 1 chilo di pomodori e poi del basilico. Bravissima, bravissimo. Però a questo punto la signora non lo vede il basilico, quindi fa, in realtà fa una domanda perché Ah, non sa. ok. E poi per caso ha del basilico? Bravissimo, elimina per caso. Ha del basilico? Perfetto. Allora, ripeti questa frase. Vorrei 1 chilo di pomodori e poi del basilico?
Bravissimo. Mi ripeti solo l'ultima parte, la domanda finale? A del Parola basilico. per parola? A del basilico. Perfetto. Devi mettere basilico all'inizio della domanda. Basilico ne ha? Bravissimo. Ripeti? Basilico ne ha? Allora, questa domanda è corretta, però devi aggiungere l'articolo. Del basilico ne ha? Il Sì, l'articolo semplice, non il partitivo. basilico ne ha? Bravo, però manca qualcosa, vero? A Ma io Roma, ma anche in Italia, no? lo direi in un altro modo, non lo direi così. Dimmi come la diresti. Che c'è il basilico? Allora, bravo. Bravo. Allora, tu hai usato la particella C che dobbiamo inserire in questa domanda. Bravo, Ah, ok. Il basilico ci sta? No, bravo, però no. devi, aspetta, devi eliminare, non è stare il verbo, ma è avere. Ok. Ah, ok. Il basilico ce l'ha? Bravissimo, bravissimo. Sì. Allora, me la ripeti parola per parola la domanda? Il basilico ce l'ha? Come si scrive là? Perfetto, L'apostrofo H. sono due parole. Me lo ripeti di nuovo parola per parola? Esatto, Perché verbo avere? Non mi fate fare brutte figure. Allora, perché il verbo avere, sì. dobbiamo fare un corso di romano, non di italiano. Allora, il basilico ce l'ha? Parola per parola lentamente. Il basilico ce l'ha? Ok, va bene. Ci sono pause in questa domanda? Ok, No. ripetila con la giusta intonazione. Il basilico ce l'ha? No. Fantastico. Tutta la domanda adesso, ti ricordi? Questa della cliente. Vorrei, allora, No, buongiorno. no, solo l'ultima frase, poi torniamo al buongiorno. Vorrei 1 chilo di pomodori. E il basilico ce l'ha? Poi Non è solo E mentre pensa. il basilico ce l'ha? Bravissimo, ripetila di nuovo tutta. Bravissimo, Vorrei 1 chilo di pomodori e poi il basilico ce l'ha? ripeti di nuovo. Vorrei 1 chilo di pomodori e poi il basilico ce l'ha? Buongiorno, Ok, dall'inizio. buongiorno. Com'era? No, che gli serve? Buongiorno, buongiorno. Come hanno detto, Fran? Non mi ricordo. Mi dica. Ah, mi ricordo. Buongiorno. Aspetta, aspetta. Buongiorno, buongiorno, mi dica. Vorrei 1 chilo di pomodori e poi il basilico ce l'ha? Fantastico, perfetto. A questo punto il fruttivendolo risponde e dice: Sì, certo. Bravissimo, elimina la prima parola. Certo. Esatto, e lo indica. Of course. Of course. E lo In indica. italiano? Certo, certamente. Certo. Oh, no, non è la prima che hai detto, la prima opzione. Esatto. E lo indica e dice una parola che di solito noi diciamo. Come? Sta lì. No, non è un verbo. Eccolo. Bravissimo, fantastico. Abbiamo sviluppato una connessione veramente eccezionale. Ripeti questa frase? Certo, eccolo. Perfetto, ci sono pause? Sì. Dove? Dopo certo ci sarà un punto esclamativo, immagino. Allora vai, ripetilo con la giusta intonazione. Certo, eccolo. Certo, eccolo, ripeti? Certo, Certo, eccolo. eccolo. Certo, eccolo. Ok. Sei proprio sadica. Allora, buongiorno, buongiorno. Che desidera? Vorrei No, un... no, aspetta, concentrati, che desiderano l'abbiamo mai detto. Com'era anche io? No, che avevamo detto? Mi dica, ah, mi dica, mi dica. Allora, aspetta, aspetta, dall'inizio. Buongiorno, buongiorno, mi dica. Vorrei 1 chilo di pomodori e poi il basilico c'è?
No, ce l'hai? No, com'era? Sì, ma è formale. Ce l'ha? Bravo. Così? Dall'inizio. Buongiorno, buongiorno, mi dica, vorrei 1 chilo di pomodori e poi il basilico ce l'ha? Certo, eccolo. Fantastico. E la signora a questo punto, abbiamo quasi finito, eh? La signora a questo punto allora dice: Ne vorrei 2 mazzetti. Me non è così specifica. ne dia un po'. Bravo, però non c'è il verbo nella frase che dice la cliente. Poco. Come? Un poco? No, no, un po' è corretto, ma tu hai fatto una frase articolata, no? Che qual era la tua opzione? Certo, me ne dia un po'. Perfetto, in questa frase c'è il verbo, c'è il pronome. In realtà lei non usa queste. Allora un po'. Bravissimo, bravissimo. Ripeti? Allora un po'. Allora, ripeti parola per parola. Allora un po'. Di cosa? Di basilico. Lo dice. Lo dice? Allora un po' di basilico. Perfetto. Ripeti. Allora Stop. Qui dopo devi aggiungere una parola che significa oltre ai pomodori. prendo. Non è un verbo. Allora non è un verbo, allora non lo so, Francesca, allora mi arrendo. Anche. Ah, anche. Allora anche del basilico. No, non era del, che hai detto prima? Perfetto, Non se lo ricordo. Allora anche un po' di basilico. perfetto. Allora, la prima parola che tu usi, mettila alla fine. Un po' di basilico, allora. Manca quella parola che abbiamo inserito che significa oltre i pomodori. Anche un po' di basilico, allora. Ok. Ta-da! Fantastico, bravissimo. Ci sono pause in questa frase? Sì. Dove? Dopo allora. Ah, Allora è alla fine, abbiamo detto. brava, allora non c'è la pausa finale. Prova a dire, prova a dire la frase. Non me la ricordo. Com'era? Non mi ricordo, fra, scusa. Cominciamo con anche. Allora, anche un po' di basilico, allora. Bravissimo. Secondo me dopo Basilico c'è una piccola frase. Sì, c'è la pausa prima d'allora. Anche Esatto. Prova. Bravissimo. un po' di basilico, allora. Anche Anche un po' di Basilico, allora. Anche un po' di basilico, allora. Anche un po' di Basilico, allora. Perfetto. un po' di basilico, allora. Finito, Riccardo. Non Dobbiamo rivederlo 20 milioni di volte. Adesso però abbiamo finito. Allora, dall'inizio. buongiorno, buongiorno, che desidera? No, non mi ricordo. Che Non è una domanda. buongiorno, ah, buongiorno, che com'era? Non mi ricordo, fra, dai, su, Mi dica. ah, mi dite. Aspetta. Buongiorno, buongiorno, mi dica, vorrei 1 chilo di pomodori e poi, com'era? E poi anche il basilico. No, il basilico ce l'ha, com'era? Il basilico? Bravissimo, questo. Okay. Allora, buongiorno, buongiorno, mi dica, vorrei 1 chilo di pomodori e poi il basilico ce l'ha? Certo. Certo, eccolo, Bravissimo. eccolo. Allora, no, com'è? Allora me ne dia, no, ne prendo, no, allora anche del basilico, Un po' di. un po' di. Anche un po' di basilico, allora. Anche un po' di basilico, allora. Sì, Crescendo. Crescendo.
Lo ripetiamo un'altra volta o mi odi? No, ti odio, quindi se vuoi te lo ripeto in romano perché non Allora, no, conosco. facciamo così. Io sono il fruttivendolo e tu sei la cliente. Va bene. Vai. Buongiorno! Buongiorno, mi dica. Vorrei 1 chilo di pomodori e poi il basilico ce l'ha? Certo, eccolo. Non mi ricordo, Un po' di basilico un allora. po' di basilico allora. Ok, ultima volta, giuro, io sono la cliente, tu sei il fruttivendolo. Buongiorno, Buongiorno. mi dica. Vorrei 1 chilo di pomodori e poi il basilico ce l'ha? Certo, eccolo. Anche un po' di basilico allora. Non vale, cioè. Eh? È una brutta persona, lo stai leggendo, l'hai letto? No, non lo sto leggendo, te lo giuro, adesso non lo sto leggendo. Ok, allora si vede il dialogo? Aspetta, lo mettiamo più. Ecco, adesso si vede bene. Ok, lo ingrandisco anche un po'. Ok. Allora, quindi buongiorno, Ah, buongiorno. Mi... quant'è? Scusa, non l'abbiamo detto Non quant'è. l'abbiamo fatto perché ho visto che stava diventando un po' pesante e poi tu mi sbattevi fuori. Non mi avresti mai fatto fare la quinta lezione se io avessi Vai. continuato. Il dialogo ricostruito. Ta-ta! Vai. Allora, quindi buongiorno per salutare, buongiorno mi dica è come tell me formale. Ok. Vorrei, questa è la parolina magica che si usa al bar per ordinare, al ristorante per ordinare, al mercato e corrisponde a I would like, ok? Quindi vorrei 1 chilo di pomodori. Il basilico ce l'ha? Certo, eccolo. Anche eccolo è una parola carina. Here it is. Può essere ecco, solo ecco. Al bar, per esempio, quando il barman ti dà il caffè, ecco, può essere eccolo maschile, può essere eccola femminile. Basilico, basil, un po' di, a little bit of, un po' di. Quant'è anche questo? Quanto costa? Quant'è? How much is it? 1,20 euro, grazie. Grazie, thank you, importante per essere gentili. Sempre, sempre, sempre. Usiamolo. Sempre. Buongiorno, buonasera, grazie, prego. Sempre. Un po' di gentilezza, forse. Esatto, un po' di gentilezza. Ok? Ci sono Ok. domande? Hai domande, Riccardo? No, no. Va bene. Allora, dopo la spesa, che cosa si fa? Si cucina, no? Certo. Tu fai la spesa e dopo cucini. Allora, prima di cucinare, però, io vorrei fare un po', far vedere un po' alcuni piatti italiani. Questo è sempre internet o so foto 2? Allora, queste sono foto che ho preso su internet. Ho provato ad allargarle il più possibile e come vedi sono abbastanza sgranate, però spero che si No, capisca. funziona, funziona. Funziona bene. Vai. Vabbè, Allora, proviamo. Che piatto è? questi sono. È una bella domanda, perché potrebbe essere, data la punta, che non è ovalizzata, questi potrebbero essere arancini. Arancini, arancini, arancino o arancina, dipende poi dalla zona, che sono come delle palle di riso con dentro piselli e carne. Sì. Ok. Ah, buona questa. La zuppa del casale? No. Esatto, una zuppa con verdure, può essere anche minestrone, si chiama, no? Anche me, hai ragione. Con verdure, fagioli, pasta, pomodoro. Questa non so se si capisce. Questa è un'insalata fredda, dai. Un'insalata, esatto, peperoni, pomodori, mozzarella. Ok. Basilico sempre. Esatto. Ah,
Non, secondo me non si capisce. La polenta? No. Bravo! Bravo, la polenta. La polenta. Sì, ti piace la polenta? La mangio tantissimo d'inverno. Ok, ok. Vabbè, questa è facile, dai, questa è la pizza. La pizza, ok. Ah, il cannolo siciliano, eccolo qui. Cannoli siciliani. Del riso? Riso, un risotto. Riso. Un risotto. Cioè, non è che dobbiamo... No, cioè più al nord magari si mangia, però mangiamo anche noi risotto. Un piatto di spaghetti o un piatto di pasta, secondo. Esatto, spaghetti con ragù oppure con il pomodoro. Ok, abbiamo finito con questo e a questo punto, aspetta, a questo punto leggiamo la ricetta dell'ultimo piatto, cioè degli spaghetti al pomodoro facili e buoni. Fantastico! Che mi sembrava anche un piatto perfetto per un pellegrino, no? Cioè, gli spaghetti e il pomodoro si trovano un po' ovunque, vero? Sì, sì, il problema è come li cucini, però... Con il fornelletto, porta il fornelletto. No, li puoi cucinare, sì. No, dico come li cucini perché penso... Ma i non italiani che fanno di solito della pasta che se la tiri al muro rimane attaccata al muro, però ecco, no, invece no, noi spieghiamo come si fa la pasta. Ok, allora, spaghetti al pomodoro facili e buoni, leggo io? Guarda, se ingrandisci un po' perché si legge un po' lontano e poi leggo io. Bene, dai, almeno non si sente sempre la mia voce, va bene così? Sì, va benissimo. Ok, vai. Allora, ricetta per 4 persone. Sì. Lista degli ingredienti. Sì. 320 grammi di spaghetti integrali. Anche 400. Anche 400. Ok. Un picchio di aglio. Sì. 400 grammi di pomodori freschi o in conserva di buona qualità. Sì. Quanto basta? Bravo. Sale, pepe, olio extravergine di oliva, qualche fogliolina di basilico. Ok, allora, solo per vedere bene gli ingredienti, quindi spaghetti, aglio, garlic, pomodori, tomatoes, sale, salt, pepe, pepper, olio extravergine di oliva, oil, olive oil, basilico, basil. Certo. Ok. Certo, 320 grammi è proprio una cosa... È per chi non cammina questo. È pratico, vai, vai, vai sotto, vai, vai, vai. Allora, preparazione. Sì. Step one. Sì. Mettere sul fuoco una pentola con abbondante acqua salata. Ok. 2. Far scaldare a fiamma media un'ampia padella e poi aggiungere 2 cucchiai di olio extravergine di oliva, uno spicchio di aglio pelato e far soffriggere senza far bruciare per un paio di minuti. Ok. Difficilissimo. Poi 3. Eliminare l'aglio e aggiungere i pomodori tagliati a tocchettoni o a pezzetti più piccoli secondo il gusto e lasciar cuocere per al massimo 5 minuti. Se non è stagione, utilizzare dei pomodori in conserva di buona qualità. A fine cottura, spezzettare qualche fogliolina di basilico con le mani. Avanti? Vai. 4. Prima di scolare la pasta, prendere un mestolo di acqua di cottura, scolare gli spaghetti e trasferirli nella padella con il sugo, alzare la fiamma e spadellare il tutto aggiungendo poca acqua di cottura.
servire con un filo d'olio extravergine a crudo e una leggera grattata di pepe nero. Perfetto, fantastico. Allora, Riccardo, adesso ti faccio questa domanda. C'è, tu adesso hai letto, no? C'è qualche parola che potrebbe essere difficile secondo te per uno studente straniero? Tantissime parole sono difficili secondo me. Per esempio? Allora, adesso ti dico. Soffriggere. Sì, è far soffriggere. Allora, come fry, come friggere. A light fry. Eliminare l'olio, aggiungere l'olio, tagliare. Tocchettoni. Tocchettoni sono pezzi, pieces. Ma grandi però, tocchettoni. Big pieces, sì. Pezzetti, small pieces. Ok. Sì. Spezzettare. Spezzettare è come to cut in small pieces, to crunch. Ecco, abbiamo spiegato. Allora, poi allo step 4 è interessante. Scolare gli spaghetti, vabbè, trasferire la padella, mi pare semplice, alzare la fiamma, spadellare. Mamma mia. Spadellare, passare nella padella, to pass in the pan, in the hot pan. Speriamo. Mi sembra grattare? No, grattare è semplice, no? Sì. Ecco, questo sono a pinch of una leggera grattata di pepe nero, a pinch of black pepper. Mi sembrava queste cose più difficili. Perfetto. Allora, adesso questa ricetta, una ricetta ti dà delle istruzioni, no? Giusto. E questa ricetta è tutta con i verbi all'infinito, quindi mettere, fare, eliminare, poi ce ne sono altri anche dentro, prendere. L'altra volta, nella scorsa lezione, a un certo punto tu hai detto che per dare le istruzioni, che può essere utile anche per chi cammina, per dare le istruzioni in strada, no? Gira, vai, si usa... L'imperativo. No. L'imperativo. Ta-ta-ta! Non lo usa nessuno l'imperativo, è una cosa drammatica. Come non lo usa nessuno? Lo usiamo tutti. Ma a Roma non lo usa nessuno l'imperativo. Ma come Roma... no? Dimmi. Sì, vabbè, ma a Roma si usa il passato prossimo. Il passato prossimo è a volte l'imperfetto, ma no, non esiste il congiuntivo neanche, per cui va benissimo. Non è vero, non ci rendiamo conto, ma lo usiamo. No, lo usiamo. Allora, l'imperativo si usa per dare dimmi, dammi, parla, non correre ai bambini, non correre. Allora, io vorrei attirare l'attenzione solo sul tu, sulla forma tu. Che fondamentalmente adesso ci interessa quella, no? Quindi i verbi inare, come parlare, diventa parla, punto esclamativo. Per esempio mangiare, come diventa? Mangia. Sì. Studiare, come diventa? Studia. Cucinare? Cucina. Bravi. Camminare? Cammina. Bravo. Negativo è sempre non più infinito, quindi certo. Con parlare diventa non parlare. Certo. E camminare? Non camminare. Mangiare? Non mangiare. Studiare? Non studiare. Ok. Correre e aprire e finire sono più facili perché sono uguali al presente indicativo, corrispondono alle forme del presente. Allora, correre diventa? Non correre. Positivo, non negativo. Corri. Esatto. Prendere diventa? Prendi. Ok. Negativo? Di prendere? Sì. Non prenderlo.
Correre? Non correre. Perfetto. Aprire? Positivo? Apri. Negativo? Non aprire. Dormire? Positivo? Dormi. Negativo? Non dormire. Finire? Positivo? Finisci. Negativo? Non finire. Perfetto, sì. Allora, proviamo a fare una cosa. Questa ricetta proviamo a trasformarla, sì, rileggendola, dall'infinito, sì, all'imperativo. Io ti faccio l'esempio, sì, con lo step one. Per esempio, metti sul fuoco una pentola con abbondante acqua salata. Certo. Fai scaldare. Sì. Fai scaldare a fiamma media un'ampia padella e poi aggiungi, bravo, due cucchiai di olio extravergine d'oliva, uno spicchio di aglio pelato e fai soffriggere senza far bruciare per un paio di minuti. Bravissimo, io leggo lo step 3 così ci alterniamo. Elimina l'aglio e aggiungi i pomodori tagliati a tocchettoni o a pezzetti più piccoli secondo il gusto e lascia cuocere per al massimo 5 minuti. Se non è stagione, utilizza dei pomodori in conserva di buona qualità. A fine cottura spezzetta qualche fogliolina di basilico con le mani. Prima di scolare la pasta, prendi un mestolo di acqua di cottura. Scola gli spaghetti e trasferiscili nella padella con il sugo. Alza la fiamma e spadella il tutto aggiungendo poca acqua di cottura. Servi con un filo d'olio extravergine a crudo e una leggera grattata di pepe nero. Bravissimo, fantastico. Sì, ok, ci siamo. Fantastico. Vogliamo usare l'imperativo per dare qualche istruzione ai camminatori? C'è qualche istruzione, per esempio, cammina? Allacciati le scarpe. Allacciati le scarpe, fantastico. Mettiti lo zaino. Mettiti lo zaino. Bevi dell'acqua. Bevi dell'acqua. Pianta la tenda, no, e quanti ne vuoi ce ne stanno? Pianta la tenda, fantastico, fantastico. Mi viene in mente che la prossima lezione possiamo fare delle cose così, anche il lessico in montagna. Eh? Ah, fantastico, fantastico. Lo facciamo, sì, tutte quelle parole tipo, sì, bussola. Sì, 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 io chiamerei anche un'amica a farlo, che è più quotata di me in queste cose. Bene. Bene, ok, la prossima lezione, stay tuned, lo facciamo. Ok, allora adesso invece di nuovo un gioco. Allora, continuiamo, aspetta che voglio mettere il suono, continuiamo sempre, oggi è così, frutta e verdura. Quindi per imparare bene anche i nomi della frutta e della verdura, dimentichiamo che stiamo studiando italiano e diventiamo cuochi o fruttivendoli. Qual è l'esercizio che dobbiamo fare adesso? Dobbiamo dividere queste cose che vedi scritte in frutta o verdura. Tu mi devi dire se sono frutta o verdura ed io le metto nel... Ma mi piace tantissimo questo giochetto. Allora, corretto, vai. Allora, il cavolfiore, è una verdura. Bravo. Cauliflower, abbiamo detto. Cauliflower. Sì. Poi, il radicchio è una verdura. Radish, sì. La pesca, non è, sì, che è una frutta, è frutta. Peach, sì. I porri sono verdure. Sì, non so come si dice in inglese. Però stai cercando su internet. Poi, apple è frutta. Mela, apple, sì. La prugna come si dice in inglese? Non lo sai, Non lo so. Prugna. Aspetta. Dovrei saperlo. Plum è frutta, vai. Ok. L'albicocca è una frutta.
Apricot, sì. Lattuga, verdura. Lattus. Sì. I peperons e verdure. Peppers. Peppers. Sì. Sono finiti. Oh, melone, frutta. Ok, melone è, come si dice, cantaloupe, credo, cantaloupe. Sì. Al finocchio non lo so come si dice, però è verdura. Fennel. Fennel? Sì. Fammi un po' di fennel. Fragola e frutta. Strawberry. Broccolo, verdura. Ok, broccolo non lo so come si dice. Banana e frutta. Banana. Banana. Anguria e frutta. Watermelon. Oh, avocado. L'avocado in realtà è un frutto che poi noi ci mangiamo, no? Certo, sì. No, cioè, frutta. Mangiamo come verdura, ma è un frutto. Buonissimo. Buonissimo, buonissimo. Ci stiamo a distruggere le foreste per l'avocado, però va bene. Esatto. Allora, fine. E verdura. Sì. Uva mi sembra che sia frutta, a occhio e croce. Grapes. Pompelmo è frutta. Grapefruits. Poi carote e verdura. Sì. La merza è verdura. Sì. Ananas e frutta. Ananas, dov'è? Ah, eccolo, ananas. Sì. Se mi gioco mago mangia frutta. Poi kiwi e frutta. Kiwi e frutta. Melanzane e verdura. Melanzane e verdura. Carciofi e verdura. Artichokes, buonissimi. Poi a Roma. Poi spinaci e verdura. Spinach. Rucola e verdura. Sì. Cipolle e verdura. Sì. Sedano e verdura. Sì. Celery. Asparagi e verdura. Sì. Sì. E l'ultimo della verdura è i cavoli. Ok. E il resto è tutta frutta. Pera, mirtillo, ciliegia, mango, fantastico, melograno. Dai belle rughe in fior, vai. Sei pronto? Invio le risposte? Vai. Addirittura. Fantastico. Bravissimo. Che dobbiamo dire? Bravissimo. Potessi andare a scuola. Va bene, a questo punto, Riccardo, dove sei? Eccomi qua, ok. E a questo punto, niente, noi abbiamo il video culturale con i mercati italiani e abbiamo finito. Sei stato velocissimo, sei stato bravissimo. Sul sito già ci sono i materiali da scaricare, come tutte le puntate. Ci sono già i materiali, sì. Non c'è il dialogo ricostruito, ma te lo manderò. Te lo mando subito, così inseriamo anche quello, perché è importante. E poi dobbiamo pensare a fare un corso di romano, secondo me, che funziona meglio il corso di romano. Cioè, penso che si potrebbe fare, uno parla romano, l'altro italiano e fa la traduzione, il translator. Perché è giusto portare la cultura romana nel mondo, quando si capita. Adesso la porterò io la cultura, almeno per due paesi europei ce la porto io la cultura romana. Io ciociara, rivendico le mie origini. Mamma mia, uno spettacolo. Devo fare dal romano al ciociaro, pensa che esce fuori. Cioè. Una cosa fantastica. Va bene. Vediamo il video e ci vediamo per l'ultima lezione sabato prossimo. Va bene, sì. Sì, ci salutiamo adesso o ci salutiamo dopo? Ci salutiamo dopo. Okay. Ci salutiamo dopo. Intanto mando il video. In Liguria il paesaggio è ricco di uliveti. Entriamo in un frantoio con un'antica macina a pietra dalla quale si estrae a freddo
un eccellente olio di oliva. Le olive taggiasche sono famose in tutto il mondo per il loro sapore unico e leggero. Nei golfi incantevoli è molto intensa l'attività della pesca. Il pesce appena pescato arriva sulla spiaggia e poi è sistemato nei banchi del mercato all'aperto. La freschezza del prodotto si vede negli occhi brillanti dei pesci. In Sicilia i mercati all'aperto sono molto grandi e ricchi di ogni varietà di pesce. Eccellenti sono le triglie, i calamari. E i ricci di mare, che sono puliti sul posto e spesso mangiati crudi. Ottimi anche i carciofi e i prelibati formaggi, arricchiti spesso con pomodoro e pepe. Eccezionali i pistacchi di Bronte e gli immancabili agrumi, come i limoni e le arance rosse, che crescono nel fertile territorio sotto l'Etna, il vulcano più grande d'Europa. A Venezia i mercati dell'ortofrutta offrono grandi varietà di frutta e di verdura. L'ortaggio più famoso è il tipico radicchio rosso. Solo qui si trovano i prelibati fondi di carciofo. Il mercato di Rialto è molto conosciuto anche per il pesce. A Torino il mercato principale è Porta Palazzo. La gente ogni giorno si affolla numerosa di fronte ai banchi colorati, pieni di cavolfiori, carote, peperoni, zucca gialla, fragole, mele e pere. Nei vigneti del Piemonte i filari di uva nera sono curati e puliti uno per uno. Il vino è affinato nelle botti e poi imbottigliato per essere spedito anche all'estero o per essere acquistato direttamente nell'azienda vinicola. No, facciamo il pranzo. Facciamo il pranzo e c'è il ristorante. No. Ma è fantastico. Hai visto? Dove li trovi tutti questi video? Allora, questo in realtà è sul sito della Löscher, che è un'altra casa editrice, tra le maggiori per l'italiano per stranieri. Infatti parlavano anche lentamente. Infatti per quello è interessante. Carino, con tutti i prodotti, tutti i colori, hai visto? I limoni, sì, le olive taggiasche, l'uva, bello. No, fanno dei bei video, sono molto descrittivi, mi piacciono. Sì. Allora, bene. No, buona domenica, buona settimana. Grazie, altrettanto. E ci vediamo sabato prossimo. Va bene. Va bene? Va bene, piangeremo sabato prossimo. Piangere. Per l'ultima lezione. Perché pensi che durante il viaggio non ti rompo le scatole, figurati. Bene, bene. Ciao gente, è stato un piacere, ci vediamo sabato. Grazie mille, sei stato bravissimo. Grazie, Riccardo, grazie. Sei lo studente ideale. Non sai per la mia autostima quelle tue parole quanto siano importanti. Sei stato bravissimo. Grazie mille. Ancora.
Ciao. Ciao, ciao, ciao.